Lorenzo Codogno, founder, Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio. Ovviamente le banche centrali, io stavo citando giustamente la Fed, ma abbiamo visto oggi anche le verbali della BCE dove si dice chiaramente il PEP finirà entro marzo 2022, però effettivamente questi verbali sono delle precedenti riunioni. Oggi gli scenari cambiano tanto con questa nuova variante. Io le chiedo innanzitutto un parere se questo che stiamo vedendo oggi sui mercati, cioè questo panic selling, potrebbe essere, tra virgolette, trasmesso anche ai banchieri centrali. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che una correzione anche molto ampia e violenta come quella che stiamo vedendo in questo momento ci stava tutto, nel senso che c'è stata una svolta nella politica monetaria, percepita nella politica monetaria della Fed, e questo è un punto di flessione, un punto di snodo, no? Nell'economia mondiale, nei mercati finanziari. Quindi una maggiore avversione al rischio. È una correzione dopo un periodo in cui i mercati sono stati spostati probabilmente molto al di là dell'equilibrio, ci stava tutta. In più è venerdì, in più diciamo c'era un gran desiderio di fare questa correzione. Quindi non lo vedrà in maniera drammatica se rimane soltanto una correzione. È ovvio che le cose cambierebbero se effettivamente questa nuova variante avesse un impatto significativo sull'economia. Qui ovviamente è difficile per me fare delle previsioni perché non sono né un epidemiologo, una persona specializzata, diciamo, nella diffusione dei virus, nemmeno un esperto medico. Però se questa nuova variante rimanesse una variante ancora nell'ambito della copertura vaccinale e se non avesse una diffusione esponenziale, quindi non spingesse verso nuovi lockdown, direi che questo non dovrebbe avere una ripercussione enorme sull'economia mondiale. Teniamo presente che l'economia ormai si è adattata, si è adeguata a queste nuove misure, si può benissimo vivere con il Green Pass, con le restrizioni e produrre un forte rialzo del PIL, avere un recupero nell'economia, eccetera. Ovviamente alcuni settori sono più toccati di altri, però in generale l'economia dovrebbe proseguire il suo ritmo di crescita. Se invece questa nuova variante dovesse rappresentare una fase nuova e quindi ovviamente portare nuove restrizioni molto più forti, in sostanza lockdowns, questo cambierebbe ovviamente le cose, questo porterebbe a un nuovo scenario che purtroppo è un film che abbiamo già visto. E questo potrebbe veramente riportare l'economia mondiale verso il basso. E inevitabilmente questo cambierebbe le politiche monetarie delle banche centrali. Assolutamente sì, il vero timore è che effettivamente nessuno si aspettava il lockdown generalizzato in Austria, dopo ovviamente le campagne vaccinali, poi ovvio in Austria le vaccinazioni non sono al 90% che avrebbe dovuto essere la cosiddetta herd immunity, ma credo al 65%, vado a memoria ovviamente, poi situazione complicata in Germania, anche se il governo, la nuova coalizione ha detto noi non chiuderemo perché no, abbiamo altri problemi come per esempio l'inflazione e questo effettivamente vero. Gli Stati Uniti hanno detto noi non chiuderemo qualsiasi numero a Covid a cui stiamo assistendo, però ovviamente ci sono un po' di paure dopo l'Austria, dopo l'Olanda, l'Italia. Adesso non vorrei dire che è quasi zero tolerance nei confronti del Covid, non è come la Cina o l'Asia in particolar modo, però è quasi quasi. E dunque effettivamente la reazione dei mercati indica questa paura che potrebbero tornare questi lockdown perché sono già stati fermati i voli dall'Europa per Sudafrica e qualche altro paese effettivamente e da Sudafrica all'Europa. Dunque questo è che spaventa di nuovo, ecco, diciamo non solo i mercati ma un po' tutti. In questo contesto, considerando ciò che sappiamo per il momento, a suo avviso bisogna procedere con la normalizzazione in termini di politica monetaria da parte della Fed? Sì, ma diciamo, al netto di questa nuova variante, secondo me la situazione è allarmante in alcuni paesi, ma non è tale da compromettere gli andamenti economici e gli sviluppi nei mercati finanziari. Dico questo perché i vaccini sono disponibili in ampia quantità,
si tratta solo di convincere le persone a vaccinarsi, e in un modo o nell'altro i governi lo stanno facendo, nel senso o attraverso misure drastiche come alcuni lockdown specifici in alcune aree, oppure attraverso grandi campagne di promozione. Ma io sono convinto che le cose cambieranno in maniera anche rapida nelle prossime settimane. Se invece questa variante dovesse cambiare la situazione e portare effettivamente ad una situazione più pericolosa e spingere verso lockdown generalizzati, chiaro che il tutto cambierebbe. Già prima, secondo me, i mercati si aspettavano troppo restringimento in termini di aumenti dei tassi da parte della Fed. È chiaro che in questa incertezza le decisioni vengono rimandate, quindi se questa incertezza dovesse protrarsi sino alla riunione della BCE di dicembre, non mi sorprenderei di vedere la BCE rimandare eventuali decisioni o adottare un atteggiamento molto cauto. Lo stesso dicasi per la Fed. È chiaro che in questa situazione di incertezza, se non c'è una chiarezza sulla portata della nuova variante, sui rischi della nuova variante, le banche centrali non possono che adottare atteggiamenti molto prudenti. Invece abbiamo sentito oggi le dichiarazioni di Ignazio Visco, ovviamente molto ottimista, nel senso abbiamo visto in Italia una crescita del PIL, vedremo forse una crescita del PIL superiore al 6%, vedremo ovviamente a fine anno, però dice tutto sommato che il nuovo incremento dei contagi in Europa e in altri paesi sposta ancora in avanti la prospettiva post-Covid, c'è un ritorno ovviamente verso un completo ritorno verso la vita normale. Rimane il rischio principale per l'economia il Covid di nuovo o meno? Ma direi di sì, penso che il governatore Visco abbia pienamente ragione. Quest'anno l'economia supererà ampiamente il 6%, anche secondo le mie stime, e comunque la performance anche l'anno prossimo sarà molto molto forte. E questo ovviamente però sconta una situazione di graduale normalizzazione, quindi non una nuova variante che spinge verso nuovi lockdown, semplicemente proietta la prosecuzione di questa forte campagna vaccinale che, nonostante l'aumento dei contagi recente, è efficace. Mentre se le cose dovessero cambiare da un punto di vista della pandemia, ovvio che questo avrebbe implicazioni sulla politica, la politica economica, sia quella monetaria che di bilancio, e anche avrebbe implicazioni per i mercati finanziari. Penso che Visco in questo momento stia dicendo quello che noi sappiamo sulla situazione attuale, ovvero sia che in assenza di nuovi rischi le prospettive sono positive. Allora, intanto avrei avuto il piacere a toccare con lei un altro argomento, che è la riforma fiscale, una riforma fiscale fra le altre cose molto attesa. Ovviamente ieri ancora abbiamo fatto il punto sulle sforbiciate, in particolar modo per quanto concerne l'IRPEF e IRAP, come possiamo vedere anche il nostro titolo, 7 miliardi al taglio dell'IRPEF e 1 miliardo per l'IRAP. Ovviamente ancora bisogna implementare, questo è semplicemente un accordo per il momento, ma stiamo già notando che per esempio abbiamo visto un no da parte di Confindustria, perché Confindustria appunto dice sul fisco nessuna considerazione per le imprese, per l'industriale la sforbiciata alle aliquote IRPEF non migliora la complessività delle aziende e non interviene in alcun modo a favorire di giovani e donne. Allora, ovviamente i dettagli, come detto, li abbiamo già fatti vedere ai nostri telespettatori, le diverse sforbiciate, in particolar modo per quanto concerne l'IRPEF, perché lì diciamo che è la parte fondamentale. Le volevo chiedere, lei la pensa come Confindustria o invece una buona proposta, un buon inizio per il momento? Ma io, per me il punto è diverso, il punto è semplicemente che questi quattrini che l'Europa ha dato all'Italia non sono per ridurre le tasse, sono per fare le riforme. Quindi se questa riduzione delle tasse è funzionale ad una riforma complessiva e organica della tassazione in Italia, allora ben vengano i tagli, ben vengano
i tagli distribuiti nella maniera più opportuna e migliore rispetto alle cose che si vogliono fare, rispetto alle riforme che si vogliono fare. Quindi tutto deve essere finalizzato ad una riforma del fisco. Se invece si tratta solo di distribuire i quattrini tra imprese e lavoratori, mi sembra che lo scopo del programma europeo venga meno e si tratti soltanto di una mera distribuzione di risorse che non ha implicazioni per il futuro. Spero proprio che non sia questo. Sicuramente sarebbe molto deludente e sarebbe una grande sconfitta, perché dimostrerebbe che l'Italia non è in grado di spendere in maniera adeguata i quattrini che l'Europa ha molto generosamente concesso in questa circostanza. Dunque, se non dovesse esserci effettuata la riforma, effettivamente sarebbe una grande delusione quello che ci sta dicendo lei. Esattamente. Questi quattrini servono per fare le riforme, non servono per dare dei contentini ai lavoratori o alle imprese, per ridurre la tassazione a lavoratori o imprese. Il vero obiettivo sono le riforme, e quindi questi quattrini devono essere utilizzati per favorire le riforme. Le do un esempio molto banale. Sappiamo che i famosi 80 euro, che poi sono diventati 100 di Renzi, hanno prodotto delle forti distorsioni nella curva della tassazione in Italia, quindi delle cosiddette trappole, e quindi dobbiamo ricostruire una curva della tassazione, snellire, ridurre le aliquote come sta facendo il governo, ma soprattutto riformare il modo con cui le tasse vengono calcolate, pagate, e riducendo la burocrazia, semplificando soprattutto sul lato delle cosiddette tax expenditures, quindi tutti i benefici fiscali che vengono concessi a vario titolo, a vari attori nell'economia. Ecco, se questo avviene con la finalità di riformare il sistema, ben venga, va bene qualsiasi cosa, va bene anche una forte riduzione sul lato dei lavoratori per favorire appunto questo adeguamento della curva dell'IRPEF. Ma se invece questa si tratta, è solo una questione di distribuzione di risorse, allora veramente viene meno lo scopo dei quattrini che sono stati dati all'Italia dall'Europa. Ecco, ultimissimo argomento altrettanto importante. Ovviamente a causa del Covid abbiamo visto una manovra espansiva, insomma una politica fiscale dell'Italia negli ultimi 12 mesi, forse anche un po' di più, abbastanza espansiva, e è arrivato due giorni fa ovviamente il giudizio dell'Unione Europea per quanto concerne la manovra, dicendo ovviamente tutto sommato bene, però occhio alla spesa, e anzi c'è in particolar modo un accenno alla spesa corrente, che in rialzo dell'1,5% del PIL, ovviamente per la precisione. Le chiedo un parere sotto questo punto di vista, nel senso, Draghi dice bisogna focalizzarci sul PIL e sulla crescita perché così si riduce il debito, ma nel frattempo ovviamente queste politiche, poi ricordiamo che tanti bonus sono stati confermati, c'è stato un grande dibattito su Twitter sotto questo punto di vista. In effetti le chiedo un parere da questo giudizio da parte della Commissione Europea. Beh, la Commissione europea ha detto quello che doveva giustamente dire, quasi direi un atto dovuto, però è indubbio che la politica di bilancio resterà espansiva almeno per i prossimi 2 o 3 anni, però la qualità della spesa è importantissima. La Commissione europea ha sottolineato che in Italia, viste le misure attualmente messe in cantiere, ci sarà un aumento del deficit strutturale di 1,5 punti. Questo vuol dire spese correnti più elevate, in certi settori queste sono necessarie, ricordo il settore della sanità per esempio, riduzione nella tassazione, questi famosi miliardi che sono stati messi sul tavolo da parte del governo per fare la riforma fiscale. Quindi va tutto bene. Però attenzione, perché l'obiettivo è quello di ridurre la spesa corrente e ridurre il saldo corrente in maniera strutturale nel medio-lungo periodo. Quindi questo vuol dire che se oggi ci sarà spesa aggiuntiva in alcuni settori, in futuro bisognerà fare un'azione di senso opposto e trovare il modo per ridurre la spesa, efficientarla,
in maniera tale da far ritornare l'Italia su un sentiero di disciplina fiscale, di ritorno verso il basso nel rapporto debito-PIL. Questo è, diciamo, è ovviamente un obiettivo che dovrebbe essere comune sia per l'Europa sia per l'Italia, e sono sicuro che Draghi lo ha ben presente in quanto in quello che sta dicendo e nelle sue politiche. Grazie mille come sempre a Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors e professore LSI. Grazie per essere stato con noi e buon weekend. Grazie mille, saluti.